Fratelli, benvenuti su Kingdom Hearts. Ci sono due motivi per cui siete qui adesso. Il primo è che siete fan della serie e, come avete letto il titolo, vi siete fiondati qui senza pensarci due volte. Il secondo è che, incuriositi dal titolo, siete comunque qui e state cercando di capire di che cosa si tratta. Allora, io per questi ultimi voglio fare una piccolissima introduzione. Vi dico in anticipo che Kingdom Hearts è sicuramente tra i miei titoli preferiti. E, per quanto mi riguarda, uno dei titoli più belli sfornati da Square Enix. Adesso non vi starò a dire la trama, come si svolgerà, perché lo scopriremo qui insieme. Va bene? Perfetto. Ho passato le ore più belle della mia infanzia qui su Kingdom Hearts. E adesso voglio tramandare, voglio consegnarvi questo dono che si chiama appunto Kingdom Hearts. Però ho bisogno di sapere, di capire se questa serie può piacervi oppure no. E c'è soltanto un modo per farlo. Ricordate a lasciare il pollicione all'insù. E vi ricordo che a 1500 pollicioni all'insù arriverà il prossimo video qui su Kingdom Hearts. Adesso, signori miei, basta chiacchiere. Ed eccoci qua, Disney Interactive Studios. E già molti si staranno chiedendo: ma Tube, che c'entra la Disney? Eh no, la Disney, signori miei, ha avuto un ruolo chiave in Kingdom Hearts. Lo scoprirete. Io non vi dico nulla, per ora. Anche se sarà difficile trattenere la mia lingua che vuole parlare, ma... Questo è il nostro personaggio, quello che utilizzeremo in tutta la storia. Ho degli strani pensieri, ultimamente. Tutto ciò è reale o no? Dipende. Se ti sei fatto di qualcosa oppure no. Si chiama Sora, ok? Bene. Mi ricordo il suo nome e quello di qualche altro personaggio. Poi io gli altri non me li ricordo perché sono passati anni e anni, raga. E quando mi avete consigliato di giocarlo, boh, il mio cuore ha fatto così. È esploso perché mi sarebbe piaciuto. Il nome di quel ragazzo lì non lo ricordo, purtroppo. Che devo fa? Oh, oh, l'acqua si ritira. E si forma un'onda anomala, uno tsunami. E lui è fermo lì che ci porge la mano. Noi ovviamente corriamo incontro allo tsunami, certo. E veniamo ovviamente inghiottiti dall'acqua. Lui è fermo lì, ci porge di nuovo la mano, come per dire: idiota. Ma noi sprofondiamo ancora, ragazzi, ancora e ancora. Aspetta, ma è mezzo centimetro d'acqua. Tutto a posto. E lei è Kairi, mi sembra. Kairi mi pare. Vabbè, dopo lo vedremo comunque. Usciamo dall'acqua perché non può essere. Mi sono bagnato tutto, mannaggia, mannaggia. I capelli ovviamente già tutti belli sistemati. Che succede? Ah, quelli siamo sempre noi che atterriamo. Cioè, atterriamo. Ah, no, 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 secondo me ti sei fatto di qualcosa, Sora. A noi puoi dirlo. Questa parte non può essere saltata, regà. Anche se effettivamente non è fondamentale, però anche sta canzone truzza non è nemmeno così figa. Adesso però questa è l'ultima volta che affondiamo, Siamo per arrivare sulla piattaforma. Eccoci qua. E da qui potete capire che cosa c'entra la Disney. Guardate bene la piattaforma e dovete capire chi è. Dai, da qui si è già capito. Si è già capito. Io non ve lo dico perché nella prossima inquadratura si capirà benissimo. Aspettate, prossima inquadratura, grazie regia. Dall'alto. Biancaneve e i sette nani. Ok? Fino a qui. Oh, si inizia. Bene, 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 bene. Sulla piattaforma di Biancaneve e i sette cani. Così tanto da fare, così poco tempo. Ne so qualcosa, amico mio. Fai con calma, non avere paura.
Sì. Quando poi gli iscritti ti dicono «Perché non hai caricato un video, ma ti ammazzo?» devi avere paura. La porta è ancora chiusa. E poi tra l'altro io vi voglio troppo bene. Ora vieni avanti, ci riesci? Vabbè. Usa la levetta sinistra per muovere, inclina leggermente il camminare e in fondo per correre. Questa è una specie di tutorial, regà. Però non vi consiglio di saltarla. È importante. Soprattutto questa. La scelta del potere. Ok? Abbiamo lo scudo. Il guardiano, mi sembra. Vabbè, non mi ricordo. E il guerriero, il mistico e il guardiano. Se non vado errato. Cioè, sono passati 10 anni e io forse ancora mi ricordo i poteri. Allora, iniziamo da qua. Questo. Che cos'è? Gliela facciamo? Bravo. Il potere del mistico. La forza interiore. Uno scettro potente e terribile. È questo il potere che cerchi? No. Se è guardiano mi taglio le balle. Sì, sono un mostro, raga, mi ricordo ancora. Il potere del guardiano, la bontà per aiutare gli amici, uno scudo per difenderti. È questo il potere che cerchi? No. Adesso compare la scritta. E allora, che minchia vuoi? Però, so già quello che voglio. Questo. Oh, ma Sora, che problemi hai tu nel saltare... Il potere del guerriero, un coraggio indomabile, una spada distruttiva. È questo il potere che cerchi? Sì. La tua strada è decisa. Ora, a cosa rinuncerai in cambio? Allora, considerando che durante l'avventura avremo la possibilità di lanciare delle magie, preferirei essere mago. Lo scudo non ci serve. Potere del guardiano, la bontà per aiutare gli amici, uno scudo per difenderti. Non ho bisogno di difesa. Rinuncerai a questo? Yes. Hai scelto il potere del guerriero. Hai rinunciato al potere del guardiano. È questa la forma che scegli? Sì. Crolla tutto. Incredibile. No! Si distrugge anche la piattaforma di Biancaneve. Dove andiamo? Tutto nero. Ok, anzi di colore. È un immigrato anche lui. Oh, un'altra piattaforma. Questa volta di Cenerentola. Sì, perché c'è la carrozza. Ok, sì, è Cenerentola. Perfetto. Non è che conosca tutti i nomi delle principesse, eh. Perché sono cartoni che un maschietto potrebbe non aver visto. Io qualcuno l'ho visto, altri no. Premi X per attaccare, ok. Esatto, così si combatte. Grazie, me lo scelto tu di premi X. Questo potere rappresenta la tua forza vitale. L'indicatore verde indica i punti vita. Se i punti vita finiscono dovrai scegliere se continuare o no l'avventura. L'indicatore di punti magia, ok. Perché come vi ho già detto, più là avremo modo di fare delle magie che consumeranno dei punti magia. Loro sono degli Heartless. Dei pupazzi malvagi. Vabbè, io salto già qualche pezzo del tutorial perché riconosco la possibilità di agganciare il nemico. Si acquisisce punti esperienza sconfiggendo i nemici. Con sufficiente esperienza si aumenta di livello. Inoltre i nemici sconfitti ogni tanto perdono degli oggetti. Puoi prendere questi oggetti avvicinandoti ad essi. Oggetti diversi hanno funzioni differenti come ripristinare i punti vita e i punti magia. È tornato un Arles. Dietro di te. Generalmente gli obiettivi più vicini vengono agganciati automaticamente. Ma puoi agganciare con R1 e il tuo messaggio è obiettivo bla 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 R1 di nuovo. Ok. Qua non ci ho preso, ma questo è un altro discorso. Pam pam. Ma tutti li devo sconfiggere? Vabbè. Tanto basta agganciarli. Pam e via. Completato. Cioè, vedete, raga, comunque c'è un'atmosfera un po' mistica. Questo sottofondo sembra tipo chiesa, eh? Adesso stiamo affondando nelle ombre. So se sono le ombre mobili. Le sabbie mobili, le ombre mobili. Che minchiata, che minchiata. Come rovinare l'atmosfera. Ah, un'altra piattaforma. Questa volta non riesco a capire di chi sia. Boh, forse è neutro.
una porta. Talvolta si possono ottenere degli oggetti distruggendone altri. Per prendere questi oggetti basta avvicinarsi ad essi. La pozione. È possibile utilizzarli con il comando oggetti. No, è possibile mirare sia agli oggetti che ai nemici scegliendo obiettivo. Dopo il ganciato premere 2. Ok, perfetto. E adesso lo spacco. Bam. A posto, ciao ciao. La porta si è materializzata e ora possiamo aprirla. Si entra. Poi scusate un attimo, ragazzi, devo soffiare il naso che c'ho più. Ma tu dimmi, agosto, raffreddore. Vabbè. Oh, aspetta, la porta non si apre ancora. Prima parlami di te. Premi tasto select per la prima persona. Ok, non mi interessa. Parla. Va bene. Cos'è più importante per te? Essere il numero uno. L'amicizia, i miei tesori. Bella domanda, tipa. Essere il numero uno. Essere numero uno è importante. Sì. Essere un punto di riferimento per qualcuno. Essere una persona fondamentale per gli amici. Di che cosa hai paura? Invecchiare, essere diverso, essere indeciso. Spesso, ragazzi, io sono una persona molto indecisa e ho bisogno del parere di più di 3 persone per convincermi. Sì, essere indeciso mi fa paura, sì. E tu? Che cosa vuoi dalla vita? Visitare posti sconosciuti, allargare i miei orizzonti, essere forte. Assolutamente essere forte. Sì, perché ragazzi, nella vita bisogna affrontare delle situazioni molto difficili. E essere forti è la cosa migliore per affrontarle, ok? Tipo la morte di un caro, ne so qualcosa. Vuoi essere migliore, hai paura di essere indeciso, vuoi essere forte. Adesso lui vi dirà: la tua avventura comincia di notte, la tua strada non sarà facile, ma alla fine ti aspetta il sole nascente. Spero che questa frase rifletta quello che sta succedendo e che succederà qui su YouTube, grazie a voi. Perché la mia strada è difficile, non sarà facile per adesso, ma grazie a voi alla fine ci aspetterà il sole nascente. Bellissimo, niente male, fantastica. Il giorno che aprirai la porta è sia molto lontano che molto vicino. Ah, questa dovrebbe essere la Bella e la Bestia, con la rosa sul petto, mi sembra. Potrebbe essere. No, sì, no, aspetta, no, le fatine ci sono. Le fatine. No, no. Cenerentola? Cenerentola aveva le fatine? No, raga, non mi ricordo. Vabbè, oh, mica posso conoscere i cartoni animati delle bambine, eh. Oddio, quanti ne siete, oh? Ma che siete matti? Mo vi distruggo a 3 a 3, vi faccio vedere io. Ci salto pure, faccio qualche mega combo. Ehi, madonna. Arthless merdosi. Ole, al volo, ladies. Mamma mia, incredibile. Che cos'è? Che succede qui? Ah, un cerchio di energia. Ah, posso salvare. Ok, certo. Adesso? Questo fascio di luce. Guardate che figata, raga. Guardate i colori. Aspetta, un attimo che salvo. Ok, salvato. Andiamo. Mamma mia, che belle ste scale, oh. Incredibile. Questa chi è, oh? Se riesco a vedere i disegni, magari provo a indovinarlo. Più ti avvicini alla luce, più grande diventa la tua ombra. Raga, purtroppo io ogni tanto la D e la T le scambio. Ciao, Svania. Che succede? Ma non avere paura. No. Questo pezzo non me lo ricordo.
e non dimenticare. Ah, questa è la Bella e la Bestia, sì, ho visto la rosa. Ma quanto è grosso! Ma è uno scherzo! No, non ci credo mai. No, scappa, levati, levati, levati! Porca miseria, se ci prendevo questo ci sbracava. Dai, 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 spacchiamogli la mano! Regà, i boss in questo gioco saranno più o meno grandi come lui. A volte anche molto più grandi. E sarà una vera figata buttarli giù, ve lo posso garantire. Quanto... Non mi dice... non mi dice quanta vita ha. Come sta messa la mia vita? Ammazza, mi sta uccide. Ok. Devo uccidere un po' di Arles così che prendo un po' di vita. Ok. Vai, ti rimiro la mano. Dai, regà. Lo sento che ci siamo quasi. Sì! Vai, vai. Siamo saliti di livello. Ok. Quando la schermata diventa così è perché abbiamo battuto il boss. Sì, la Bella e la Bestia. Confermo. C'è Lumière. Ma non avere paura. Ah, mi sta immergendo l'ombra. Non mi sta proprio. Tu hai l'arma più potente di tutte. Quindi non dimenticare. Sarai tu ad aprire la porta. Oh, finalmente niente più ombra. Oh, luce. Ah, che bello. Bene, bene. Oh, che bel panorama. Molto bello, sì. Suggestivo. Oh, la mamma. Si imbaurì. Pure è buona. Kyrie. Yeah. Sora, brutto pigrone. Lo sapevo che ti avrei trovato qui a dormire. No, un'enorme cosa nera mi ha inghiottito. Non riuscivo più a respirare. Stai ancora sognando? Non era un sogno. Oppure lo era? Non lo so. Raga, non doppierò questi dialoghi, ve lo dico. Sono velocissimi. E... non va bene. Di Kairi, com'è la città da cui vieni? Insomma, dove sei cresciuta? Te l'ho già detto prima, non mi ricordo. Nothing at all? Nothing. Niente? You ever want to go back? Well, beh, I'm happy. Qui sono felice. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. Voglio vederli tutti. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? Non vi state dimenticando di me? So... ah, questo è il tipo che ci porgeva la mano. E tu sei pigra quanto lui. La finiremo insieme. Io sapevo che era ready, set, go. Più giusto, proprio ready, go. Proprio come per fargli pigliare un infarto a sti due. Ready, go. Morti. L'avventura è finita così. Guardate raga, graficamente siamo su dei livelli veramente pazzeschi. Kingdom Hearts Final Mix. Benvenuti. Benvenuti. Queste sono le Dream Island, se non sbaglio. No, Destiny Island. Vabbè. Ok. That's it.
Ok, lei praticamente vuole che noi troviamo dei materiali per costruire la zattera. Però lo faremo insieme nel prossimo video qui su Tuberanza tra 1500 pollicioni all'insù. Mi raccomando. Ciao!